Il nuovo profilo di comunità cittadino e delle 10 municipalità è stato presentato stamattina in una conferenza alla quale hanno partecipato il sindaco di Napoli, gli assessori alle politiche sociali e alle statistiche demografiche, il gruppo di lavoro interistituzionale che lo ha realizzato ed il preside della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Federico II, Marco Musella. Il profilo di comunità viene realizzato ogni triennio sulla base di un sistema di indicatori sociosanitari e descrive le principali caratteristiche del territorio offrendo un valido e necessario sostegno ai processi decisionali in materia di programmazione sociosanitaria. Rappresenta inoltre uno strumento di comunicazione che qualifica la partecipazione della cittadinanza attiva, delle municipalità e degli operatori territoriali ai processi di concertazione del piano di zona. Si tratta prima di tutto di un importantissimo, straordinario strumento di conoscenza dei diversi ambiti sociosanitari della nostra comunità, quindi un riferimento importante per l'azione amministrativa, per il lavoro che ciascun assessorato e lo stesso sindaco devono intensificare nel governare una città complessa. Il sindaco ha più volte affermato che dobbiamo contrastare una Napoli divisa tra centro e periferia, una Napoli che viaggia a due velocità. Nell'ultimo triennio la definizione di questo strumento è entrata a far parte di un percorso di programmazione partecipata che ha consentito un processo più ampio di valutazione ed analisi dei bisogni, delle problematiche e dei punti di forza delle comunità. Insomma, la sua vocazione è quella di porsi come momento non statico ma dinamico di percezione dello stato del territorio. Beh, uno strumento dinamico perché è uno strumento straordinario con cui abbiamo potuto fare concertazione, soprattutto sui territori, ascoltando i principali interlocutori e gli attori del piano sociale di zone, del sistema degli interventi sociosanitari ed educativi, per poter meglio identificare la domanda sociale.